un ritorno quanto mai gradito. A Parma in una nuova veste. Si ricorda l'Alberto Di Chiara, grande giocatore, ce lo ritroviamo giornalista. In effetti, non potevo ritornare da giocatore, anche perché rimettermi un attimino i pantaloncini sarebbe stato molto molto faticoso. A parte tutto, giornalista lo sono diventato negli ultimi tempi, collaborando con giornali, ho fatto l'esperienza soprattutto a Perugia, occupandomi di stampa e quant'altro. Poi insomma siamo arrivati adesso a questa conclusione, dopo ci siamo arrivati adesso, è stato un anno di colloqui, ho visto un pochino nascere quasi una gestazione di questo progetto, che poi è andato oggi a essere partorito, e mi trova coinvolto in una situazione positiva, nel senso che ritornare a Parma in una veste o nell'altra per me era molto importante. Mi pare che questa sia una bellissima opportunità e voglio cercare di portarla avanti nel miglior modo possibile. L'obiettivo a breve di questo progetto radio qual è? Ma quello di dare sempre un servizio sempre migliore. È nato adesso, ci sarà sicuramente da fare delle ulteriori migliorie. Quando uno ha appunto un mezzo di comunicazione, deve cercare di comunicare nel miglior modo possibile, nella maniera più chiara possibile, ma soprattutto a far usufruire a chi vuole farlo, ma non solo, in questo caso con la radio c'è anche un discorso di accompagnamento musicale che coinvolgerà anche chi non è tifoso del farlo. Buonasera, cosa verrà trasmesso prima e dopo le partite? Ma questa è una cosa che si starà chiaramente creando e si progetterà a livello praticamente definitivo col passare dei giorni e dei mesi. Ci stanno chiaramente, si farà sentire soprattutto musica, ci saranno delle cose che verranno fuori in maniera estemporanea, poi chiaramente il discorso del palinsesto, chiamiamolo così, verrà fatto man mano e da qui soprattutto dall'inizio del nuovo anno in maniera più effettiva e molto più calcolata. Però chiaramente adesso ci sarà musica, ci saranno degli interventi che saranno sicuramente degli interventi dei giocatori, della dirigenza e chi magari in quel momento può far sì che la cosa possa dare delle informazioni importanti ed eloquenti a chi vuol sentire soprattutto informazioni sul Parma Calcio. Solo via web? Solo via web, in questo momento solo via web, poi chiaramente le cose si evolveranno in maniera positiva, speriamo nel passare gli anni ci sarà poi il discorso TV, ma quello sarà un discorso che si farà sicuramente più avanti. Quindi inni e canzoni, magari di storici. Sì, di storici, ma soprattutto canzoni anche attuali, quindi per coinvolgere non soltanto il pubblico legato al Parma Calcio, al mondo del Parma, ma anche e soprattutto a un mondo, a chi vuole avvicinarsi a sentire soltanto un po' di musica piacevole, oltre alle informazioni che saranno non soltanto legate al Parma, ci saranno anche notizie chiaramente a livello generale. Ci saranno degli orari più caldi in questo intervallo? Come, non ho capito? Degli orari in questo intervallo? Sì, adesso no, ora caldi. Ci saranno, questo è un palinsesto che sarà fatto magari comunicato in maniera eloquente e magari dettagliata tramite via web, quindi sicuramente ci saranno degli orari in cui chiaramente saranno legati molto alle partite, ogni canzone verrà anche lì mischiata tra cose che sono legate al Parma Calcio, ma soprattutto a musica attuale, Sanremo e quant'altro. Grazie. Direttore avrà, ciao, un collegamento diretto con il pubblico, risponderai, sarai in diretta. Assolutamente, cercheremo di organizzarci in questo modo, per cercare di dare anche a caldo delle funzioni, un dopo partita, il coinvolgimento di situazioni, farle presentare nel miglior modo possibile, con il filtro giusto, senza essere invasivi, ma soprattutto nella maniera migliore, per cercare di dare un servizio magari diverso e qualcosa in più rispetto a tutto il resto, per quanto riguarda il Parma. Oltre che come giocatore, ti abbiamo conosciuto come opinionista televisivo, il passaggio dalla TV alla radio, come sarà? Sarà un passaggio, cioè, si somigliano, perché si parla sempre di comunicazione, il discorso televisivo è un discorso che chiaramente si farà più avanti, ma per quanto riguarda il discorso radio è sempre una notizia che bisogna essere data, è importante essere sempre chiari sia nell'immagine che nella discorso radiofonico. Somiglierà un po' al modello delle radio romane che chiacchierano molto. Speriamo, ecco, che oltre alle chiacchiere ci sia più contenuto, insomma, in questo caso.